Avanti! Chi sarà? Mi pare una ragazza. Anche bella, devo dire, una bella ragazza. Buonasera. Buonasera. Grazie. Benvenuta in casa Marcello. Come ti chiami? Mi chiamo Giulia. Giulia di cognome? Giulia Graziani. No, Ma stai sempre con la torcia accesa o sei vuoi inquadrare? perché è una realtà completamente nuova, quindi. Rispetto a quella che tu vivi nella grotta? Sì. Senti, tu nella grotta dove stai? Nella zona sud, ovest e nord? Centro. Stai al centro? Stai nella zona centro, bravissima. Da quanto tempo, Giulia, stai nella grotta? Ma tanto, sin da piccolina, dai. Da piccolina vivi nella grotta, ma Sì, con i sì. tuoi genitori? Sì, devo dire di sì. Ah, che bello! Senti, conosci Jack la Cayenne? Ma in realtà lo incontro ogni tanto perché lui sta a zona sud, quindi quando passa ci salutiamo. Quindi lui zona. Vabbè, perché quelli del centro, capito Alberto? Quelli del centro hanno dei problemi con quelli. È sempre è una storia vecchia. Sei veramente una bellissima. Quanti anni hai? Grazie mille, 17. 17 anni. Di cosa ti nutri per essere così bella? Cosa mangi? Dei fiori. Quando crescono, io li prendo e li mangio. Che tipi di fiori mangi? Qualsiasi tipo, non c'è differenza. Vanno bene tutti. Esatto. Anche le rose? Però le spine le Le tolgo spine prima. Sì, invece. no, no, se no. Come vi state organizzando adesso lì nella Grotta Rossa per questo Natale? Cosa state Ma facendo? guarda, un casino. Per organizzarci c'è un via vai che non, ovviamente non si può fare, però che fai? La grotta è piccolina alla fine. E quindi Ah, niente. quindi tu mi stai dicendo che la grotta non è una grotta No, grande? no, e le zone sono divise, ma sono comunque un po' piccoline. Abbiamo notizie contrastanti. Notizie, difatti, alcuni dicono che la grotta è grande, alcuni dicono la grotta. Quindi tu stai in una zona. Vabbè, la zona del Sta centro, a ovviamente. metà, quindi magari un po' Sta Grotta ristretta. Prati. Scusa, ma quindi. Ma voi del centro, voglio dire, non avete buoni rapporti con quelli della Grotta Sud o no? No, no, è tutto diverso. Noi del centro siamo un po' più aperti, del sud anche, del nord sono un po' per affari loro, insomma, Se non la ci tira. troviamo. Se la tirano quelli del nord, Sì, della Grotta esatto, Nord. non ci piacciono. Senti, ti vedo con un microfono in mano, non credo sia solo per parlare. Cosa sei? Un'attrice? No, una cantante, Una grande. aspirante cantante, dai. Vedi che brava, vorresti fare questo da Sì. grande, eh? Vuoi cantare una canzone, immagino. Esattamente. E cosa ti piacerebbe cantare? Mi piacerebbe cantare Lay Me Down di Sam Smith. Ecco, mo il problema è chi la conosce? C'è qualcuno. Com'è l'autore? Chi è? Chi il cantante? Sam Smith. Sam Smith, c'è qualcuno che conosce questa canzone? Uno a caso, guarda, Uno a guarda caso. la fortuna. Che fortuna. Guarda che sei una donna fortunata perché l'Alessandro De Gerardis è un grande maestro di pianoforte. Tu la conosci? La conosco benissimo. In che tonalità è? E lei la fa in mi. E tu la fai? E io la faccio in mi. Ma no, E allora. coincidono, E coincidono. coincidono, Sì, perfetto. Allora, coincidono. di cognome non me l'hai detto come ti chiami? Graziani. Allora, Giulia Graziani, in bocca al lupo per questa bellissima Io. performance che ti possa portare tanta fortuna. Vai, Alessandro. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. And the moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. Deny this emptiness, this hole that I'm inside. These tears that tell their story. Told me not to cry when you were gone.
you hear my call. This hurt that I've been through, I'm missing you, missing you like crazy. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you? Secondo lei è sì o è no? Ma è sì al 100%. Quindi e anche di più. Per Giulia sono due sì. Cara Giulia, ti ringrazio, sei stata bravissima, fortissima. Adesso cosa fai? Rivai al centro della grotta? Eh sì, adesso mi tocca ritornare a casa. E vabbè, salutami i tuoi genitori. Va benissimo. Salutami Jack La Cayenne, mi raccomando. Assolutamente, appena lo vedo. Allora prego. Grazie mille. La tua strada è di là. Scusami Giulia. La torcia. Ah, vero, se no... Come fai, niente. Se no? Ciao! Ciao! Ciao!